suo ex vicepresidente Moratti dice sulla sanità si poteva fare di più, farò tutto quello che non mi è stato possibile fare, ma cosa manca a questa sanità? Beh, bisognerebbe chiederlo a lei, perché non voglio dimenticare che per quasi 2 anni è rimasta lei ad essere assessore alla sanità, per cui forse qualche responsabilità va anche, se lei le ravvisa dovrebbe fare un mea culpa parzialmente. Io non credo che vada così male la nostra sanità, credo che ci siano delle difficoltà che derivano dall'oggettiva situazione che è stata determinata dal Covid, è determinata dalla mancanza di medici, dalla cattiva programmazione a livello nazionale, insomma ci sono un po' di problemi, però noi stiamo andando avanti in maniera molto determinata e mi permetto di dire che da quando ha preso in mano la situazione il dottor Bertolaso si stanno facendo dei passi avanti molto significativi. C'è qualcosa che cambierebbe se tornasse in vita? Guardi, l'unica cosa che cambierei sicuramente è essermi fidato all'inizio della pandemia del governo. Poi con questo non voglio assolvermi e dire che non ho commesso errori, sicuramente ne ho commessi. Però quella è stata secondo me una responsabilità che mi contesto, perché io sono stato il primo a chiedere alla fine di gennaio che venissero fatti controlli su tutti i cittadini, su tutte le persone che arrivavano dalla Cina. Sono stato il primo a dire che bisognava indossare la mascherina, ma dato che il governo mi diceva che sbagliavo, mi diceva che ero razzista e mi diceva che così creavo panico nella popolazione, ho accettato e sono stato in silenzio. Forse lì avrei dovuto essere più duro.